Il 17 giugno 2019 è stata depositata alla Cancelleria Comunale di Biasca una mozione firmata da un terzo dei consiglieri comunali in cui si chiedeva al municipio di riflettere sui contenuti educativi e culturali in vista delle future opere pubbliche biaschesi. In sostanza, nella mozione si invitava il municipio a studiare una visione dei contenuti culturali ed educativi che fosse coerente con la realizzazione delle importanti opere pubbliche, dove sono previsti spazi adibiti anche per manifestazioni artistiche, letterarie e musicali di diverso genere. L'occasione era data dalle intenzioni conosciute da parte del municipio di edificare nuove scuole, la casa anziani, la sala concerto e nuovi spazi per la Fondazione Bibliomedia. La mozione, come si diceva, firmata da più consiglieri comunali appartenenti a diversi gruppi politici, invitava il municipio a studiare il tema tenendo conto delle realtà associative presenti nel borgo, delle scuole, con le persone che lavorano nella scuola, che possono dare anche un contributo alla vita culturale della regione, aprendo un dialogo costruttivo con le diverse istituzioni, alla ricerca di idee e anche di un profilo che caratterizzi una biasca cultura. La cultura non ha confini, ma ha bisogno di una riflessione di fondo e di un coordinamento affinché i luoghi siano valorizzati e ben gestiti, perché diventino insomma dei gioielli di forma e anche di contenuto a beneficio dei bambini, dei giovani, delle famiglie e degli anziani. Dopo il preavviso del municipio e dopo il rapporto della commissione del Consiglio Comunale, il municipio ha pubblicato il preavviso al rapporto commissionale dichiarando di condividere le suggestioni formulate dalla Commissione Speciale, che completano, tra l'altro, quanto evidenziato dalla SUPSI nell'ambito del Master Plan. Il municipio procederà dunque nell'approfondire l'asse sportivo e quello culturale. Rimangono dunque aperte le questioni di fondo. Come gestire il nuovo centro culturale? Quali contenuti inserire? Considerando che assieme al centro culturale verrà probabilmente edificata anche una nuova bibliomedia che dovrà offrire gioco forza, spazi adeguati alle famiglie e all'incontro con il libro e la cultura.